un anno di duro lavoro, impegno e passione. Lunedì 13 maggio alla Swiss Miniature di Melide è stato inaugurato il modello del nuovo treno, il Mika della BLS, il quale va ad aggiungersi all'interno della ricca collezione del parco, composta ormai da 20 convogli ferroviari. Il Mika della BLS, con la sua distintiva livrea verde, è un'icona dei viaggi ferroviari in Svizzera. La sua inclusione nella collezione Swiss Miniature celebra non solo la storia e la tradizione ferroviaria del paese, ma anche l'innovazione e l'impegno verso una mobilità sempre più sostenibile. Esattamente, oggi siamo qui appunto con le autorità della BLS, abbiamo qua anche il Lugano Region che ci sostiene e abbiamo presentato questo nuovo modellino che appunto per noi, come già detto in precedenza, la Swiss Miniature è molto legata alla linea ferroviaria come anche alla Svizzera. Siamo conosciuti grazie alla qualità dei nostri treni, avevamo già un treno all'apertura della Swiss Miniature nel 1959, praticamente l'anno dopo è già arrivato il primo treno della BLS e quest'anno abbiamo inaugurato il secondo treno della BLS, come pure il secondo modello di quest'anno. Ecco, quest'anno è già il secondo modello. Alla Swiss Miniature il visitatore trova modelli fedeli all'originale degli edifici, monumenti e mezzi di trasporto più famosi della Svizzera in scala 1 a 25. Su una rete di binari lunga 3.560 metri circolano 20 convogli in miniatura, un parco visitato ogni anno da migliaia di persone. Assolutamente, secondo me quella è una cosa molto importante, che adesso anche noi il nostro parco lo stiamo adesso aggiornando, diciamo proiettandolo verso il futuro, che sempre di più la gente oggi ha bisogno di interazione, di vedere qualcosa in movimento, di vivere un'esperienza, e questi treni proprio, come hanno sempre fatto, trasmettono emozioni, trasmettono sogni, trasmettono comunque interesse. E i modelli in scala che possiamo apprezzare dalle immagini nascono proprio qui, alla Swiss Miniature. Tutti i nostri modellini vengono prodotti internamente dai nostri artigiani, sono persone che hanno fatto gli apprendistati e poi si sono sviluppati, hanno fatto degli approfondimenti da noi. C'è stata un'evoluzione in 60 anni di storia, abbiamo fatto prima un'evoluzione sui materiali, vediamo giù in fondo la tabella dei vari materiali utilizzati, per poi arrivare all'ottimizzazione dei materiali, quelli più idonei per stare alle intemperie dell'esterno. Poi qui si vede anche la costruzione di un modellino, Palazzo delle Nazioni Unite, e poi alla fine stiamo implementando lo sviluppo dei macchinari. Quindi adesso non più i materiali, ma anche i macchinari, passando prima da una stampa 3D a una fresa CNC che facilita il lavoro dei nostri artigiani. Sia i treni sia i modelli hanno bisogno di tantissima manutenzione che non si pensa. Pensate solo che tutti i giorni noi usciamo a pulire i modellini, tirargli via le foglie, le ragnatele, pulirli dalle intemperie, dall'acqua, dalla pioggia, dalla grandine, dai danni subiti anche ai ragazzi che passano via giocando. Quindi c'è veramente tantissimo lavoro. Questo qua era il Palazzo delle Nazioni Unite, che si vede proprio che viene fatto tutto qua all'interno. Adesso vediamo che i nostri modellini, il parco avendo dei passaggi stretti, per spostare i modellini dobbiamo prendere l'utilizzo dell'elicottero. Quindi vediamo qui, abbiamo messo una GoPro su uno dei modellini trasportati, qui viene elitrasportato, passa sopra il parco e poi dopo viene posizionato nel suo luogo finale, dove poi viene terminato facendo anche tutti i dettagli del terreno che lo circonda. Qui vediamo appunto il passaggio sopra e qui dopo la fine dei lavori, la posa nel posto finale. E qua era poi l'inaugurazione. Con il nostro consigliere federale Ignazio Cassis, responsabile degli affari esteri, appunto perché l'inaugurazione del Palazzo delle Nazioni Unite.
Il modellino del treno Mica della BLS ha una lunghezza di oltre 4 metri e un peso di 33 kg. Il suo design elegante è rappresentato sia all'esterno con la riproduzione delle grandi finestre panoramiche, ma anche all'interno dove si possono ammirare i confortevoli sedili occupati da alcuni passeggeri in viaggio. Tutti i visitatori potranno ammirare da vicino la precisione e l'attenzione al dettaglio che caratterizzano questo capolavoro ferroviario in scala 1 a 25. Sì, siamo molto emozionati di essere qua presso questa mini Svizzera a presentare il nostro nuovissimo modello Mica. La BLS era rappresentata alla Swiss Miniature già da una cinquantina di anni, con un modello di 50 anni fa, e quindi ci siamo detti magari è meglio rinnovarci. Tutto è nato grazie a un nostro macchinista che è venuto qua come turista con la propria famiglia e ha detto: mi sa che è meglio che ci portiamo qualcosa di più innovativo come la nostra azienda, un'azienda di trasporti moderna, e quindi abbiamo cominciato a rapportarci con la Swiss Miniature ed è nata un'ottima collaborazione. L'inaugurazione di questo nuovo modellino è stata caratterizzata da un trionfo di gioia e festa, immergendo i partecipanti in un'atmosfera vibrante che ha reso l'evento indimenticabile e coinvolgente. Sì, noi abbiamo visto solo il dietro delle quinte, quindi quando siamo arrivati qua è stata anche per noi una grande emozione vedere spuntare dal tunnel questo treno in scala 1 a 25. Tutti i dettagli sono curati molto bene dai nostri collaboratori di Swiss Miniature e eravamo molto emozionati, perché è interessante vedere come un treno che nella realtà è lungo più di 100 metri e pesa più di 100 tonnellate, adesso è circa 4 metri per 33 kg, ma così perfetto. La Svizzera è la meta più sorprendente per una vacanza o per un lungo weekend, dalle visite alle città ricche di arte, design, gusto e storia, alle escursioni tra i vigneti o in montagna, fino alle gite in battello sui laghi in cui si specchiano città e cime innevate. Tutto è a portata di mano. E cosa c'è di meglio di visitare la Svizzera in treno, magari con le BLS? Per chi vuole provare nel proprio tempo libero il nostro treno Mica, abbiamo anche un'offerta speciale per chi viaggia dall'Italia, quindi da Domodossola. Si può vedere sul sito bls.ch/trenino verde. E noi chiamiamo questo treno, che è verde di fatto anche, ed è una tratta panoramica che parte da Domodossola fino a Berna, e nel biglietto è anche incluso il viaggio nei nostri battelli sul lago di Thun. Per coloro che desiderano ammirare questo splendido modello del treno Mica, la Swiss Miniature è aperta tutti i giorni fino al 3 novembre dalle 9 alle 18, con ultimo ingresso alle ore 17:30.